Hai Tu lo sai capito? che devi fare una presentazione del canale, sì? Che E quello lo possiamo fare oggi, se lo vuoi fare. cos'è Opinione di Luzio? Che cosa vuole comunicare Opinione di Luzio? C'è un significato? C'è una volontà di comunicare? Questo è il dubbio che milioni di telespettatori hanno. Bene, oggi forse possiamo insieme trovare una risposta a questa domanda. Allora, come sempre, benvenuti su Opinione di Luzio. E oggi, insieme a voi, vi voglio, diciamo, portare alla luce di quello che po avete potuto vedere più o meno un po' tutto dei miei 240 video, in cui c'è una nota e grande collaborazione con Andrea, a cui naturalmente è qui che vi ha presentato anche questo video. E ci sono anche altri personaggi che sempre potete andare a visitare sui miei video. Ragazze carissime e un altro amico carissimo e altri ancora, naturalmente arriveranno ospiti e anche in prima persona a portare le loro idee e novità. Comunque no, sono sempre lungo e facciamo una corta. La mission del canale è creare consapevolezza di se stessi, crescere con se stessi. Conoscere se stessi, imparare se stessi, apprendere se stessi e poi decidere: è meglio la raccolta differenziata, meglio un cestino o meglio una propria fotografia tenuta nel proprio comodino, consapevoli di sentirsi bene con se stessi, di sentirsi belli con se stessi, di sentirsi apprezzati per se stessi, perché la miglior competitività, questo lo puoi notare anche nei libri di psicologia. Non è mie, di, queste parole non sono di mia bocca, di mia lingua, di mia voce, ma bensì, naturalmente, di tanti psicologi che ognuno poi la dice la sua. Io ho preso questa che è buona, la vedo che mi si sposa di più con me. La competitività non nasce con quella degli altri. Cioè io competo perché devo competere con l'altro, ok? Perché io sono migliore dell'altro. Perché l'altro è peggio di me, o perché l'altro ha dei difettucci che io non ho. È sempre competitività, ma la competitività vera, sana, è quella che porta alla lotta e a una vera crescita di se stessi. Quello che vi ho detto prima è competitività con se stessi, quello è crescere, migliorarsi, qualcosa di sano. Che non porta danno in teoria. Poi, sempre fatto con una giusta misura, la competitività con se stessi, se portata allo sfinimento, all'ossessività, al voler sempre comunque sia in maniera spasmodica, a contare secondi, minuti, ore, giorni. Ah, ma cacchio, ieri sono uguale a oggi, oggi sono uguale a domani. No, qui non si migliora mai. No, Allora, in questo caso, anche lì si può deragliare. Però cerchiamo sempre di trovare la via nel mezzo. È difficile, è impossibile, non lo so. Però si può. La si può trovare, la si può sposare, ragazzi. Come spero che sposerete questo canale per le vostre scelte, per i vostri gusti. Naturalmente io, nel mio misurarmi con me stesso, nel mio misurarmi anche insieme ad altri che cercano lo stesso, insieme a me, di fare questa prova. E ci mettiamo tutta la nostra forza, tutta la nostra voglia, tutta la nostra energia. Talvolta troviamo grandissimi spunti da tante altre persone che notiamo, vediamo da youtubers come noi. Noi saremo dei principianti naturalmente. E voglio rimanere principiante. E non parlo adesso per gli altri che hanno partecipato al mio canale, cosa vogliono. Però parlo per me stesso, sennò sarei un po', ecco, un po' presuntuosello se dirvi quello che possono pretendere gli altri o quello che ci rispecchiano gli altri nel portare la loro comunicazione. La mia è questa, insomma, è che penso che è anche dalle altre, diciamo, nei nostri confronti, nei nostri momenti di trade union, ci sia questa forza di volontà che viene seguita in maniera forte. E poi ogni tanto ci si perde con delle sfumature, sfumature di Luzio. C'è anche un libro che si chiama Le sfumature, cioè quello sa un po' più di sessuale. Bisogna essere sexy. Ma veramente sexy. Ma l'opinione di Luzio è solo
Luzio Show. Ciao ragazzi, al prossimo video e spero che avete ascoltato le mie parole e argomentate. Tutto lì, confronto, collaborazione, vuol dire andare su, cercare di essere qualcosa in più, oppure capirsi meglio, cosa che mi domando ogni giorno. Questa è la mia domanda. Poi tanta altra gente si domanda come posso avere 50 euro, come posso avere una bella donna, come posso avere una cinese, come posso avere il mio bel trans. Queste sono domande, naturalmente sono domande. Troveranno risposte? C'è Yahoo Answer. Queste domande sono classiche da Yahoo Answer. Lì troverete la miglior risposta. Ma anche lì opinione di Luzio è presente, perché ci crede anche lui fermamente. E su WordPress un po' di stampa, giusta stampa, un po' di cazzate, diciamo, leggeresse. Perché anche così, forse abbiamo preso spunto da un Shooter It's You, notizie dal mondo, messe a cazzo. Lo so. No, vabbè, si può essere sempre originali. Luzio è originale in quello che fa a livello così di improvvisazione. Poi, logicamente, lo spunto iniziale di come si parte, magari viene un po' così da altro, dallo storico, come tutti. Il più grande studioso di televisione della RAI, che lavora nella RAI, se datevelo a vedere sulla cineteca della RAI stessa, ha proprio espressamente dichiarato che lei lavora per la RAI per la ricerca di nuovi programmi, di nuove modalità comunicative nelle forme di intrattenimento. Sai che cosa fa questa? Non è che c'è degli studiosi che portano novità, che dicono cervelli umani, grande novità, novità. No, se guarda 60 anni di RAI, secondo, minuto, quello che ha fatto negli anni 50, la RAI negli anni 60, poi fa un collage, fa un mix. Il telefono col telespettatore in diretta al tempo de Tortola, come funzionava, come interagiva, come si inceppava. E tutti questi meccanismi poi rivengono riciclati, rivengono inventati. Ma anche la moda stessa, i colori possono essere, si dicono che sono infiniti, ma poi le tonalità o le sfumature, o comunque sia la sgargiantezza, la luccicantezza del colore, se si pesca sempre su quelli, lo si può creare un po' più di rosso, un po' più di verde, però l'impatto visivo comunque sia, sono sempre quei 10, 15, 20 colori. Non è che poi la moda, chissà che, fa l'allo cromatico. Poi, beh, se, posso dilungarmi molto, ma siamo arrivati già a 7 minuti e 20. Poi c'ho la mano nel capo, magari sono stanco, voglio dormire. Aiutate. Saluta. Saluta ragazzi.